Bentornato sul mio canale YouTube, buona e fortunata settimana. Qual è il segnale oggi? Guarda il video per scoprirlo. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 19 febbraio 2021. Oroscopo acquario di oggi. Bye bye al sole che se ne va. Di fatto oggi uscite dalla zona compleanno. Perciò basta imbarazzo di fronte ad auguri e regali, graditi e insieme sofferti per via del vostro carattere modesto. E via, ammettetelo, anche perché invecchiare non vi va a genio. Restano comunque come guardiani del vostro segno Saturno, appunto il vecchio, a braccetto con Mercurio, il giovane, Venere la bella e Giove il saggio, dunque non vi potete lamentare. O meglio, bisognerebbe dire potreste, perché con la luna in quadratura oggi il condizionale è d'obbligo. Un'occhiata ai vostri conti e un'altra alla vostra bilancia, sufficienti per farvi tremare, con l'umore già sotto ai tacchi, perché il numero delle candeline sulla torta era una bazzecola in confronto alle cifre in rosso che ballano davanti ai vostri occhi. Conto prosciugato per stupidità e incapacità di gestione. Se con il collega decidete di farvi un aperitivo, bicchiere di porto alla mano e via a passeggio per la città, evitate intrulli ad alto grado alcolico. Se poi vi gira la testa, chi vi riporterà a casa? Quella dove vive il partner, si intende? Amici e amiche, oggi lasciateli andare. Punto. Astro tarocco del giorno per Acquario. Regina Denari. Donna di media età o matura, di carnagione e capelli chiari, una donna d'affari, benestante, una probabile straniera. Può essere la consultante o un'amica fidata, una consigliera, una collega, una socia in affari. Fiuto e determinazione per i buoni affari, situazione economica e familiare che migliora. Il matrimonio appare solido economicamente e con buone prospettive. Punto. Notizie in arrivo per posta o per telefono, si aprono nuove prospettive ma anche nuove attese. Qualche contrattempo, ma anche notizie che ti renderanno felice. Guadagni con comunicazioni, viaggi o pubbliche relazioni. Fortuna. Sarai allegra, pieno di entusiasmo, simpatica. Bene sia l'amore che il gioco. Vale la pena di tentare la fortuna, anche in amore. Punto. Ascoltate di più chi vi sta accanto, forse ha bisogno di una parola di conforto. Insieme formate una bella coppia. Attenzione però alle male lingue che hanno sempre qualcosa da ridire sul vostro legame. Buone nuove in arrivo per posta. Una vecchia questione in sospeso si avvia alla soluzione e questo vi verrà comunicato per posta. Punto. Pettegolezzi sul vostro conto da parte di persone che ritenete amiche ma che non lo sono. Parlate poco e solo al momento opportuno. Chi di spada ferisce? Un imprevisto vi farà particolarmente innervosire. Mantenete la calma in tutto e ne uscirete alla grande. Sentirete un grande bisogno interiore di tornare bambini e di rivivere le cose della vostra adolescenza. Potrebbe essere un momento liberatorio per il vostro subconscio. Punto. I vostri soldi o la loro mancanza vi stanno causando un enorme stress. Per non essere schiacciato dalla frustrazione, fuggite per un giorno da tutto ciò che è economico. Non è che dovete preservare il vostro contante disperatamente, ma sarebbe meglio nei rapporti finanziari essere un po' meno altruisti. Qualche tensione in amore affliggerà però le nate nella seconda decade. Abbandonate il rancore. È un sentimento che inorgoglisce troppo l'uomo debole e rende ciechi di fronte al cambiamento. Punto. È ancora Mercurio nel vostro segno, il pianeta che vi accompagna all'inizio di questa nuova giornata. Ascoltate la sua musica di socievolezza, di gioco, di senso dell'umorismo, tutte caratteristiche che fanno parte integrante della vostra personalità. Così intensamente acquario. Punto punto punto. Col sorriso ravvivate un ambiente familiare non sempre in perfetto accordo, con i conviventi che richiedono la vostra presenza, le vostre parole confortanti e illuminate. Ma voi donate anche oggi una smagliante verve e battute esilaranti, capaci di frantumare i silenzi e le noie del quotidiano. C'è chi sa resistere alla vostra trascinante simpatia. Punto. Se avete una storia d'amore forte, ben collaudata, non avete nulla da temere. Per gli altri invece oggi potrebbe esserci qualche crisi e problemi da risolvere. Avete avuto spese eccessive, e ora il portafoglio piange. Cercate di recuperare sul piano economico, magari facendo degli straordinari. Punto.
Il segno dell'acquario deve riflettere un po' sul lavoro e se c'è da mettere in discussione un rapporto perché non funziona allora va fatto. Oggi è la giornata giusta per dire ciò che si pensa al proprio partner senza scatenare rabbia, punto. Avere così tanti pianeti nel tuo cielo comporta la gestione di molta energia, tanti stimoli e idee. Questo momento è molto promettente per chi ha un progetto ben preciso che vuole realizzare ed è armato di coraggio a sufficienza per farlo, punto. Per gli acquari più timorosi, per chi è bloccato, allora potrebbero esserci più problemi. Dovresti cominciare a capire che tutto ciò che prima sembrava impossibile da realizzare, d'ora in avanti sarà a portata di mano. Particolarmente favoriti i nuovi incontri, punto. Riprenderete alcuni discorsi, lasciati a metà per via delle contingenze della vita. Probabilmente ci saranno ulteriori intoppi, ma stavolta non dovrete fermarvi, né demordere. Non potete lasciare che le cose vi scivolino addosso, punto. Il vostro modo di fare, specie in ambito lavorativo, va rivisto al più presto. Non ci sono mezze misure quando si parla di affari, quindi dovete farvi più scaltri e perdere meno tempo in inutili congetture, punto. Nel tardo pomeriggio la stella del compleanno, il Sole, lascia il vostro segno, ancora felicemente abitato da Giove, Mercurio e Venere, per passare in Pesci, dove incontrerà Nettuno, responsabile dei vostri guai finanziari. Malmostosa la Luna in quadratura, segno che starete bene ovunque, tranne che in casa vostra, punto. Amore ed Eros, famiglia pesante, ma forse siete voi troppo liberi, disinvolti, trasgressivi. Sia come sia comprendersi e sostenersi a vicenda vi risulta sempre più difficile. Se siete single, giovani rampanti, è arrivato il momento di andare a vivere da soli. Se siete coniugati e un po' annoiati, prima di fare passi falsi pensateci due volte, il cuore è ancora pieno d'amore, punto. Non faticherai a rispondere con molta intensità alle sollecitazioni di un partner acceso. Lascia libero sfogo alla tua immaginazione per riuscire a raggiungere il completo appagamento dei sensi. Se il tuo ascendente è nel segno dell'Ariete è probabile che verrai travolto da un'improvvisa attrazione per una persona diversa dal partner o sarai tentato da un'avventura, punto. Una Venere nel vostro segno rende esplosivi i vostri slanci passionali e dona fortuna nelle conquiste che oggi riuscite a realizzare con discreta rapidità. In special modo se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. Nettuno benefico per i nati della seconda decade dona contorni romantici alle storie d'amore, punto. Lavoro e denaro, bravissimi a scuola, in affari, nelle attività creative ma anche ai posti di comando. Insomma, sul lavoro nulla da ridire, casomai sono i guadagni che lasciano un po' a desiderare. Vero, non siete materialisti e per voi la ricchezza più ambita resta quella intellettuale ed emotiva, ma se davvero volete comprare casa o restaurarla, ricordatevi che i bigliettoni serviranno anche a voi. Occhio a non spendere troppo, punto. Qualche complicazione potrebbe mettere alla prova la tua pazienza e diplomazia. Saranno probabili rallentamenti dovuti anche a persone incompetenti. Se sei della prima decade sarai in piena forma ed avrai modo di far valere i tuoi diritti che qualcuno sta calpestando. Evita però di passare dalla parte del torto, punto. Già dalla prima mattina Giove vi guarda di buon occhio e innalza il livello del vostro entusiasmo, che trasmettete tutto a chi, tra i colleghi, i capi, i collaboratori più stretti, oltre a lavorare assiduamente con voi, vi dimostra tutto il suo affetto. In special modo se siete nati nella seconda decade, punto. Benessere, scoppiate di salute, perciò se oggi avvertite un malanno è soltanto una questione digestiva. Forse il dolce che avete preparato è troppo grasso, forse non digerite la situazione attuale o compagnia di certe persone che di certo lievi e simpatiche non sono, punto. Occorre seguire una dieta semplice e ricca di fibre. Evitate di praticare sport pericolosi, in quanto saranno possibili distorsioni e fastidiosi piccoli incidenti. Affidatevi al massaggio Shiatsu per riequilibrare le energie, punto. Per lei, sempre molto carine sì ma un filo ingrassate, inutile prendersela con lo specchio. Siete voi che in smart working o prese dalla vostra creatività divorate sfogliate e merendine con dicitura bio. Saranno anche naturali, ma le calorie ci sono ugualmente, punto. Per lui, genitrice possessiva anche se avete già passato la trentina o la quarantina, vi tratta ancora come il suo cucciolone,
invadendo il vostro monolocale da scapolo con visite frequenti ed enormi ciotole di pasta al forno e tiramisù. Ma come dirglielo, mammina è sempre mammina, punto. Colore delle emozioni, avorio, punto. Barometro dell'umore, più vigginoso, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox, punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.